non si può dire c'è una zona tranquilla al 100%, mi sembra comunque sarà finito, soprattutto di sera, di notte, non si sa mai. Milano. Nel weekend i locali del centro si animano fino a tarda notte, ma quando si spengono le luci, per qualcuno tornare a casa può essere un problema. Brutte esperienze sull'autobus 90, dove ero con una mia amica e siamo state trattenute sull'autobus durante una discesa e non è stato molto bello. Soprattutto per le ragazze la sensazione è che il pericolo sia sempre dietro l'angolo. Il disagio sì, di incontrare magari degli sguardi un po' strani, quindi sì, non è mai bello, non è mai bello perché non sei mai sereno ovviamente del tutto, anche se uno pensa di esserlo, non è mai. Non camminerei mai da sola in giro dopo una certa ora, penso. Ma ti è mai successo qualcosa di grave? Fortunatamente no, perché comunque sono sempre in compagnia, ho il mio ragazzo e le mie amiche, quindi da sola mai, però se ne sentono di ogni, quindi c'è ansia. La paura, insomma, per una ragazza che gira da sola? Di essere derubati, fondamentalmente. Dopo mezzanotte i più giovani si accalcano per prendere le ultime metro verso i quartieri di periferia, zone considerate off limits da alcune ragazze. Sono tipo in giro a Centrale, non vai a camminare da sola in notte, oppure via Padova profondo, non vai. Qual è la paura? Vabbè, ci sono tantissimi spacciatori sulle strade, anche quelli forse che provano a rubarti qualcosa, quindi vabbè, anche hai visto, credo, le notizie che spesso succedono certi attacchi sulle donne, quindi... Chiusa la metro, incontriamo un tassista che ci racconta di aver sventato uno stupro insieme dei colleghi. Abbiamo visto questo tizio che praticamente ha preso questa ragazza e la portava dentro la linea. Okay. Abbiamo preso la ragazza, che chiaramente strillava, che dovevamo fossero insieme, invece no. L'avete portata via? Sì.